Serra, il giovane scomparso nel 2013, ridateci Massimo, appello della sorella. La speranza è l'ultima a morire, lo conferma Antonella Lampasi, la quale dopo 9 anni dalla scomparsa del fratello Massimo, inghiottito nel nulla una sera del mese di febbraio del 2013, sta ancora aspettando il suo ritorno a casa. Ieri mio fratello avrebbe compiuto 33 anni, dice tra i singhiozzi, e tutti insieme in famiglia avremmo fatto una grande festa. Antonella è convinta che la sera della scomparsa di suo fratello qualcuno ha visto e sa qualcosa, ma non parla per paura. Dice di comprendere il motivo per cui si tiene la bocca chiusa, ma ci sono tanti modi per parlare senza farsi riconoscere. Anche l'invio di una lettera, una telefonata, un messaggio scritto o sui social potrebbe essere sufficiente per dare qualche indizio utile alla buona riuscita delle indagini. Per questo motivo, nella ricorrenza del nono anniversario della scomparsa di Massimo, lancia il suo ennesimo appello. Chissà parli, è brutto non avere una tomba sulla quale depositare un fiore o un luogo dove andare a piangere. Massimo, la sera della sua scomparsa, aveva lasciato a casa una figlia, Cosimina, ancora molto piccola. Oggi quella bambina ha 9 anni e chiede di sapere dov'è suo padre, ma nessuno è in grado di darle una risposta. Sono in molti a fare la stessa domanda, e tra tutti anche la compagna Immacolata, rimasta sola con una figlia da crescere e senza un aiuto. Ogni sera Immacolata, prima di andare a letto, rivolge lo sguardo verso la porta nella speranza che Massimo possa tornare, ma quella porta continua a rimanere chiusa. Ieri sul tavolo c'era una torta con 33 candeline accese, ma non c'era Massimo. L'importante, dice Immacolata, è che il cuore di qualcuno possa intenerirsi e aiutarci a ritrovarlo. Le immagini che abbiamo visto si riferiscono ai luoghi dove Massimo Lampasi ha trascorso i suoi 24 anni. Allora, io speravo che Massimo era qua con noi, con la famiglia, specialmente con la sua figlia. Doveva fare 33 anni, è da 9 anni che non lo vedo, che non è più con noi. È scomparso che aveva 24 anni. Non so chi l'ha portato via, che ce l'ha strappato dalle mani, si ricorda il giorno del compleanno, credo che non se lo ricorda. Ma il 24 febbraio che ce l'ha strappato se lo ricorda. Spero che ci dà almeno il corpo, dove gli porti, dove ci por, dove gli por, dove possiamo portargli la rosa o dire una messa e dove possiamo andare a trovarlo insieme a sua madre. Questo gli devo dire a chi ce l'ha portato via, perché aveva 24 anni, non era un uomo maturo, era un angelo, mio fratello. Non gli hanno dato nemmeno il tempo di crescere. Perché questo idiota? Serra San Bruno, secondo me, sa, non parla, perché prima lo conoscevano tutti a Massimo, adesso non lo conosce nessuno. Siamo stati abbandonati tutti come cani, solo le forze dell'ordine. Le ricerche non le abbiamo mai chiuse, sono aperti. Se qualcuno sa, una lettera, una chiamata, anche 2 righe sotto la porta, perché il cuore ci fa male, perché si è cresciuto senza mamma, ma non che non l'aveva la mamma. È morto con un terribile male che l'ha voluto Dio, perché la vita la dà Dio e la toglie Dio. Non possiamo comandare noi della vita degli altri. Io voglio solo sapere dov'è Massimo. Che tipo era suo fratello? Massimo per me no, che era mio fratello, era buono con tutti. Con tutti. Per questo secondo me Massimo ha sofferto e l'hanno cacciato via, perché si faceva amare da tutti. E tutti lo cercavano, tutti l'amavano. E perché? Perché? Dove l'hanno portato? Chi gli ha fatto del male? Perché tutti non parlano? Tutti non dicono dov'è Massimo? Serra San Bruno adesso tace, è muta. Noi non accusiamo nessuno e non vogliamo sapere nemmeno chi gli ha fatto del male, solo voglio sapere dov'è Massimo.